Le linee di fondo del piano industriale sono state definite dal commissario. La difficoltà nasce da questo. Noi abbiamo alle spalle due anni, 2012 e 2013, negativi per i bilanci dell'Ilva. Sono intervenuti, come sapete, dei sequestri giudiziari che hanno fatto calare la produzione e le vendite in maniera consistente alla fine del 2012 e all'inizio del 2013. A ciò si è aggiunta una condizione di crisi economica del mercato nazionale, ma non solo, sia nel 2012 che nel 2013. Quindi ci stiamo avviando in questa fase del 2014 con alle spalle situazioni economiche negative dal punto di vista aziendale. E l'Ilva deve affrontare sia l'investimento del piano ambientale, un investimento ormai misurato con grande precisione in 1,8 miliardi, più investimenti per la sicurezza sul lavoro, che è un capitolo generale che comprende diverse voci, stimabile anche questo, ormai ben studiato, in circa 600 milioni. Poi ovviamente c'è la parte degli investimenti tecnici negli impianti e nella produzione. In totale stiamo parlando di una necessità di investimenti di circa 3 miliardi 2014, 2015, 2016, avendo alle spalle dei risultati negativi 2012-2013. E quindi serve uno sforzo. Questo dall'ottobre dell'anno scorso, ricorderete, aveva portato i commissari a chiedere misure legislative nuove con un aumento di capitale, perché con le risorse ordinarie della gestione dell'azienda era impossibile affrontare questo sforzo straordinario di investimento. L'aumento di capitale è previsto, però ha un iter non brevissimo. Dopo il piano ambientale, che ha richiesto più tempo del previsto, serve il piano industriale, pubblicato anche quello. Per arrivare poi al concreto aumento di capitale serviranno 4, 5, 6 mesi. E c'è un problema ponte da qualche mese fino a quando avverrà l'aumento di capitale, e con notevole difficoltà di liquidità per realizzare il piano ambientale innanzitutto, ma anche gli altri investimenti, e siamo in questa condizione di difficoltà. Come avverrà questo aumento di capitale? Quali sono le possibilità? Beh, quello è tutto regolato dalle norme vigenti, e cioè c'è prima una consultazione della proprietà. Se la proprietà farà le sue osservazioni sulla proposta di piano industriale del commissario, quindi si pubblica con un nuovo DPCM il piano industriale, e poi si procede all'aumento di capitale o con la proprietà o con altri investitori se disponibili. Lo Stato? No, lo Stato non è previsto come intervento pubblico, come sa, non è consentito dalle norme europee il diretto investimento in impianti industriali. Lo Stato può contribuire, diciamo, in garanzia alle banche. Purché non riguardi investimenti direttamente produttivi. Ieri si parla di un colosso cinese che potrebbe essere interessato. E fino a che non si esaurisce la procedura prevista dalla legge, ovviamente noi non possiamo avere alcun contatto formale, perché dobbiamo seguire una procedura fissata dalla legge, sennò qualcuno potrebbe impugnare la procedura e chiederne l'annullamento.